Thank you.
Francesco Maria Martorana. Cari amiche, cari amici, grazie di essere qui numerosi in questa sera di fine estate in questa bellissima location che è Villa Cattolica. Quello che assisterete tra poco non è una presentazione di un libro dal punto di vista tradizionale. Parlandone con l'onorevole Vittoria Casa, con l'assessore Aiello, abbiamo deciso di fare un qualcosa di diverso. Invece di essere noi a parlare di un qualcosa di cui voi non avete letto e non sapete di che cosa si tratta, presentarvi in anticipo dei quadri, una piccola pièce teatrale, chiamiamola in questo modo, tratta dal romanzo Caterina, in cui viene sviluppata la storia fino a un certo punto, perché poi il gusto è comprati il libro e vedi il finale se ti va, se non ti va va bene lo stesso. Per cui non è intesa come, dicevo, una tradizionale presentazione di un libro. Noi amiamo, ne abbiamo parlato, poi insieme ai miei carissimi collaboratori, Francesco Martorana per la musica, la regista Giusy Lo Piccolo per quanto riguarda la recitazione, abbiamo deciso di fare in questo modo. È una caratteristica della Martorana Lo Piccolo Lanzar Production, un modo di diverso per dire cultura è anche questa. Quindi ora vi faremo vedere alcuni quadri, alcuni pezzi di recitazione tratti dal romanzo che, seguendo la linea logica, voi riuscirete a capire gran parte di che cosa si basa Caterina, il perché si chiama questo romanzo Caterina, perché originariamente era la scelta di Caterina, che poi è diventata Caterina, e tante altre cose. Finita la prima parte, ne parleremo con gli ospiti che ho qui accanto, dopodiché ci saranno altre due parti, un piccolo omaggio a Bagheria e poi un piccolo omaggio alle donne, per cui è un qualcosa che penso che potrebbe essere di vostro gradimento. Allora, iniziamo con la prima parte. Bagheria, Villa Palagonia, luglio 1913. Nel vederlo avvicinarsi, elegante e virile, nella sua alta uniforme di ufficiale dell'esercito, Caterina si sentì venir meno. Era inesorabilmente attratta da quel giovane, che tagliando di netto la sala, incurante delle decine di coppie che stavano ballando, si stava dirigendo verso di lei. Il suo sguardo l'aveva seguita per tutta la serata. Lui era l'uomo a cui tutta la sua anima premeva di appartenere. Ne era certa. Tutto il suo essere glielo urlava dentro. Con lui si sarebbe sentita una vera donna, anima e corpo. Socchiuse gli occhi e quando ebbe la forza di riaprirli, se lo trovò davanti. Signorina, mi concede questo ballo? Sì, rispose, e non ci fu bisogno d'altro. Nell'osservarli volteggiare, felici e sognanti, incuranti di tutto ciò che li circondava, gli altri convitati non poterono non provare una sottile invidia che si sarebbe presto trasformata in pura maldicenza se un inatteso intermezzo teatrale non avesse calamitato altrove il loro interesse. Un lacerante stridio di catene, accompagnato dal lamento cadenzato di un vecchio che si faceva strada lungo il vestibolo. Era il fantasma del principe. Francesco Ferdinando è il mio nome e di Palagonia il settimo dei principi sono. Ma fu per mio nonno, di cui onoro il cognome, che dai Gravino una villa Bagheria e Vendono. Su di me se ne son dette tante che io fossi brutto, strano e un po' demente, ma nessuno sa cosa io avessi in mente quando alla ricostruzione della villa io misi mano alla cremente. Come il negromante sono anche ricordato, perché di statue strane la mia villa ho circondato e di riti esoterici sono stato accusato, ma nessun mio detrattore vi ha mai partecipato. Dir che mia moglie fosse affascinante a dir poco esagerato, di beltà e bella presenza il buon Dio l'ha privata, ma se voi aveste visto
La nota che mi ha portato, son sicuro che anche voi l'aveste sposata. Oh, pubblico mio amato, se veder potessi ancora la meraviglia che io avevo creato prima che mio fratello a distruggerla si fosse dato. Chiudi gli occhi dunque e segui le mie parole, che sia la tua immaginazione a veder ciò che al mio cuore duole. Dall'arco dei tre portoni si dipartivan giù tre stradoni che sopra l'arco del Padre Eterno si riunivano in un unico viale interno di statue, delle sembianze magiche e caratteristiche erano giardini, ringhiere e mura ricche, ma non perché i miei nemici offendessero, ma perché i tormenti del mio animo rappresentassero. Ma di quelle meraviglie a cui con amore e cure mi ero dedicato, solo all'aspetto esteriore il volgo ignorante avrebbe posto la sua attenzione e mostri, mostri avrebbe cominciato a chiamare quelle figure a me tanto care. Superato il gran scalone, nella mia dimora sei entrato, ma non è opera mia lo scempio che vi hai trovato. Mio fratello cangiò alla mia morte l'antica interior struttura al gusto di una moderna architettura. Già, Salvatore, il primo con questo nome della mia casata, a cui, a ben vedere, ogni responsabilità va data. Trasformato ha il vestibolo e tutte le altre sale secondo il gusto romano neo-imperiale, per non parlare poi delle altre stanze, delle altre statue, da lui giù dai piedistalli scaraventate, dalle sedie sghembe, dalle poltrone coi segreti a gozzi, dalle suppelletti listrambe ormai da lui bruciate, sostituite da cineserie con cui anche le pareti interne sono state imbrattate. E dire che l'avevo anche scritto di non soffermarsi sull'apparenza delle cose, anche se potevano apparire disgustose. Ora, novello visitator, entra nel gran salone, alza lo sguardo e specchiati in quei cristalli e negli stessa magnificenza singolar contempla di fragilezza mortal la tua imago espressa. Eccovi dunque il mio pensier descritto, affinché questo scempio evitar si potesse e il mio scenario tutto intatto a voi giungesse. Ma le mie parole non sono state ascoltate, né le mie ultime volontà rispettate. Grazie, grazie pubblico mio amato. E in questa bella sera d'estate continuiamo a ballare affinché nuovi amori possano sbocciare.
Febbraio 1915. Il cuore le batteva forte mentre si recava al luogo dell'appuntamento. Senza badare alle decine di persone che la incrociavano, la superavano, assorta nei suoi pensieri, Caterina era come se camminasse da sola in un viale di campagna e non in una di quelle principali arterie di Palermo. «Non ho paura della morte», le aveva confessato pochi giorni prima Francesco, durante la serata di gala in onore dei giovani ufficiali organizzata a Villa Egea da donna Franca Florio. «Sono stato addestrato a non temerla e sono pronto ad offrire la mia vita alla patria, in qualsiasi momento. Ma questa è una guerra diversa. Solo i più fortunati torneranno a riabbracciare i propri cari. Tra qualche giorno il mio reggimento verrà trasferito in Veneto e aveva sospirato Caterina trattenendo le lacrime. Non voglio morire a 20 anni senza aver conosciuto il tuo corpo, senza aver conosciuto il corpo della mia donna. Non posso morire senza averti avuta. Caterina, voglio un figlio da te, un figlio nei cui sorrisi tu possa riconoscermi». Nel sentire quelle parole, Caterina si era sentita trasportare da un luogo all'altro della sua vita, dalla furia di un uragano. «Vuole il mio corpo. Non gli basta la promessa che sarò sua moglie al ritorno della guerra», si ripeteva, mentre lasciatavi a Roma si metteva in corso Vittorio Emanuele. Sentiva che quella era la ragione del loro ultimo appuntamento. Francesco le avrebbe chiesto la prova suprema del suo amore. Le avrebbe chiesto di avere un figlio con lui. «Che ne sarebbe di me se lui non dovesse tornare? Come potrei sostenere lo sguardo di mio padre, la collera di mia madre, il marchio di donna di facili costumi? Una puttana. Ecco cosa sarei per loro. E mio figlio? Mio figlio, un bastardo. Questo direbbero di lui. E poi finirei all'inferno». Così, tra mille pensieri che le affollavano la mente, arrivata ai quattro canti di città, cuore pulsante della Palermo seicentesca, invece di girare a destra e ad immettersi in via Maqueda per recarsi al chioschetto Ribaudo dove Francesco l'aspettava, proseguì diritto. Bagheria, giugno 1915. Lontana dai grandi circuiti palermitani, la stagione teatrale bagherese stava proponendo pièce di ambito locale messe in scena da compagnie amatoriali siciliane. Con l'inizio delle ostilità con l'Austria e la partenza per la guerra di gran parte degli uomini idoni al combattimento, tutto quello che si chiedeva era di passare un paio d'ore spensierate. E Tonino e la cucina e la cucia della Baaria, scritta e messa in scena da attori del posto, stava svolgendo il suo compito egregiamente. Chi buona principessa è mia? Principessa vuole sapere come si prepara a cucire la ricotta. Vero? Ci piace io! Ci piace io? Sono mesi che mangiano! Se voglio sapere come fici, io chi ce la rispondo? Chi ce la risponde? E ci come la fai? Allora che fa? Stasera mi porto un po' di cucina pure a me. Sono sola, Rita, non la saggio fare. Come faccio con te? Hai a cucinare tuo principe, poi hai a pulizzare la cucina. E vabbè, niente ci fa. Ah sì, fa freddo. Ieri non c'è un mese.
antivoti taglio dritto che da mettere più pesante. Oh, hai ragione, Tony. A te i pensieri, a due ti vengono in testa. Non ci avevo pensato. Allora che fa? Mi aiuti tu ad aggiustare la camicetta? Conce, visto così per mascoli sono. Io non ne capisco niente. Chiedi a Maria. Stasera, un po' terrore, tuo figlio. Le lenzuola erano agghiacciate. E che è colpa mia? Quanti volte taglio ritto che ti avessero più pesanti, che scendere a braccio prima di te a quel caso. Ma tu, chi sta ricco, non ci sente. Ricca ci sassi, ricca ti niesci. E ogni volta è sempre la stessa storia. Casi la fa fritto, casi sulla casa. E che è colpa mia? Che ci posso fare io? Dale, Cunce, è una principessa che ci aspetta, Moni. Hai ragione, Tony. I cosi manco si ti spiega due volte, capisci? Ma tuo padre niente ti insegna. Metà? Che senso ora metà? Che sabbieggia è metà? Niente, niente, Tony. Fa finta, non ti detto niente. Amoni, cammina. Amoni, all'estero. Che sa uno cercare aiutare, che sa ci si arrabbiano. Manco ci avessi ritto. Non c'è. Chi fa? Vuoi fare l'amore con me? Allora l'avessi capito che t'avessi arrabbiato. Perché ci avessi mancato il rispetto. Andiamo a capire, Concetta è una brava picciotta. E io mi guardo bene da fare proposte bastate. E tu? Andiamo a capire. L'uomo è lupo, ma mi è piaciuto Riricci. Non c'è. Chi fa? Stasera ti porto un'antica cuccia. Andiamo a capire. Come cacciai essere tu pa' cuccia? Una volta già, poi... O sapete come vanno queste cose? La parola di una lavuce. A un certo punto ci avesse ritto. Non c'è. Che fa? Questo freddo che fa? Il lenzuolo hanno essere tutto agghiacciato. Che fa? Ti aiuta a quariarlo. E andavo tanto dietro. Tony, ancora a casa? Camina, disgraziato, camina. Eri, eri. Guarda la musca a zezze. Non ci capisci qualcosa di film. È bravo! Cucci capisci qualche cosa di femmini? È bravo! Come darti torto, povero Tonino? Siamo così complicate. Facciamo di tutto per rendervi la vita movimentata. A noi donne non piace che ci venga detto quello che dobbiamo fare. Se lo fate, ci sentiamo violate, private della nostra libertà. E allora facciamo un passo indietro, esattamente il contrario di quello che vorremmo, pur di proteggerci. Anche andando contro la nostra volontà. Ci piace sognare il grande amore. Aspettare che un giorno venga il principe azzurro a bussare sotto casa. E lo sogniamo così spesso, lo aspettiamo così tanto, che quando finalmente lo incontriamo, talvolta non lo riconosciamo. Finiamo così, fidanzate con qualcuno che i nostri genitori hanno scelto per noi, tanto per non rimanere zitelle. E capisco anche te, mia povera Concetta. Sapessi come ti capisco. Noi siamo per loro solo un corpo. Bamboline incapaci di esprimere sentimenti, di avere una sessualità propria. Devono essere loro a gestire il gioco, a fare il primo passo. O almeno è quello che credono di fare quando si avvicinano a noi. E noi glielo lasciamo credere. Se ci concediamo,
siamo delle ragazze facili. Se ci neghiamo, siamo delle bigotte. Se siamo noi a prendere l'iniziativa, siamo delle puttane. Verrà un giorno in cui non ci saranno più distinzioni tra uomini e donne, tra chi deve fare il primo passo e chi deve rimanere al suo posto ad aspettare. Si seguirà il cuore, l'istinto, e tutto apparirà più semplice, più umano. Ma fino ad allora dovremo rispettare vecchie regole, seguire inumane consuetudini che sfioriscono le passioni e uccidono i sentimenti, se vogliamo vivere serenamente. Caterina si trovò all'improvviso a cantare. Chiese stupita nel sentire il fratello cantare la stessa melodia. Se la conosco, rispose Vincenzo sorridente. C'è qualcuno che non conosce la vedova Allegra? Caterina cambiò d'umore improvvisamente. Il suo viso rabuì. Sì, Francesco è morto. Ne era sicura. Quella notte, per la prima volta da quando era partito per il fronte, Francesco non le era apparso in sogno. Francesco è morto. Ed io sono rimasta vedova. Una vedova allegra.
Palermo, febbraio 1916. Dove stai andando? Chiese Norina nel vedere la sorella vestita a lutto. Vado a portare dei fiori sulla tomba di Francesco. Di Francesco? Ma è stato seppellito in Veneto. È vero, rispose Caterina. Ma se vogliamo ricordare a un nostro caro, non occorre che ci rechiamo fisicamente nel posto dove è stato seppellito. Il suo ricordo vive ovunque vi siano persone che gli hanno voluto bene. Che belle parole, commentò Norina. Caterina sorrise, sforzandosi di non piangere prima di riprendere a parlare. Da un po' di tempo ormai vengono recapitate a casa dei nostri concittadini buste listate a lutto, recanti la notizia della morte di qualcuno dei nostri cari, mariti, figli, padri, fidanzati o anche semplici amici. È uno stillicidio continuo di nomi che aumenta giorno dopo giorno, senza che chi li aveva amati abbiano una lapide dove poterli piangere, dove poter portare dei fiori. Così, continuò trattenendo le lacrime, le donne del popolo che hanno perso il loro caro in guerra si recano nelle zone più remote dei nostri cimiteri ed adottano le lapide dove il tempo ha cancellato il nome dei defunti. Ed io oggi ho intenzione di fare lo stesso. Per lunghi attimi che sembrarono un'eternità, le due sorelle non dissero una parola, finché Norina non ruppe il silenzio. Caterina, posso venire con te a portare dei fiori a Francesco? La carrozza della famiglia d'amico si immise in corso Tubcori per dirigersi verso il cimitero di Sant'Orsola. Man mano che si avvicinavano all'ingresso del cimitero, Norina notò un flusso di giovani donne vestite in nero. Guarda, disse, richiamando l'attenzione di Caterina su due ragazze. Come sono giovani! È una delle due, è pure incinta. Povero bambino, nascerà orfano. Guarda, lì ce n'è un'altra. Povere ragazze, pensò Caterina, voi non siete fuggite come me. Non li avete lasciati soli. Voi vi siete presentati all'ultimo appuntamento. Avete fatto in modo che i vostri uomini siano morti con l'immagine del vostro viso nei loro occhi. Oh, uomini fortunati che avete avuto la ventura di averle incontrate. E voi, donne benedette da Dio, che portate nel vostro grembo il frutto del loro amore. Loro continueranno a vivere nei figli che sentite crescere dentro di voi. Avete donato loro l'immortalità. E mentre pensava, scoppiò finalmente in un irrefrenabile pianto. Bassano Veneto, gennaio 1917. I gomiti appoggiati sull'altra ringhiera di legno, elegante nella sua divisa di croce rossina, Caterina se ne stava sul lato sinistro del vetusto Ponte Palladiano, intenta a fissare la corrente del Brenta che spedita conduceva verso la laguna di Venezia i manufatti che la montagna si rifiutava di tenere in sé. Sapeva di non essere più la ragazza di prima, la Caterina che aveva lasciato che il suo uomo trascorresse da solo l'ultima notte di libertà prima di imbarcarsi per il fonte. Guardava le vecchie sedie, gli attrezzi agricoli, i corpi di uomini senza vita che la corrente del fiume trascinava via, cercando fra quelle macerie di dare un senso alla sua vita. Era il primo turno di riposo da quando era arrivato al fronte e invece di approfittarne per tornare a casa, aveva preferito rimanere in Veneto. Mesi e mesi trascorsi a ridosso dell'Isonzo senza riuscire a togliersi l'immagine del suo Francesco dalla mente. Aveva letto e riletto il suo diario, le lettere scritte e mai spedite, e ne era rimasta sconvolta.
Era il tormento di un'anima lacerata dal dubbio, quella che ne era uscita dalla lettura delle parole di Francesco. Lo smarrimento di un uomo che temeva che la donna amata non condividesse il suo bisogno d'amore assoluto, totalizzante. Caterina stava perdendo il lume della ragione. Non riusciva a perdonarsi di non essere riuscita a capirlo in tempo, di aver dubitato di lui, di averlo lasciato da solo. Tanto da non accorgersi che un giovane alpino, con il cappello in mano e un mazzolino di fiori di campagna nell'altro, le si era avvicinato. Buonasera, signorina. Le posso offrire qualcosa da bere? Caterina, confusa, non rispose. Non riusciva a credere ai suoi occhi. In quell'anticamera dell'inferno che Bassano era diventata, c'era ancora qualcuno in grado di fare un complimento ad una donna. Un ragazzo biondo dagli occhi chiari e le guance rosse, tipiche di chi ha buttato giù un sorso di quello buono per trovare il coraggio di farsi avanti. Mi scusi se l'ho disturbata, continuò il ragazzo imbarazzato. Ma dopodomani parto. Vado a raggiungere il mio reggimento ad Asiago prima che venga trasferito di nuovo in prima linea. Sussurrò Caterina trattenendo il respiro, vivendo un déjà vu. Sbuffando e ansimando, la vecchia locomotiva borbonica era giunta in vista della stazione ferroviaria di Bagheria. Stanca e dolorante per il pur breve viaggio, Caterina fece cenno a sua sorella Maria di prepararsi per scendere. Pochi bagagli a loro seguito, ma sempre troppi per due ragazze della buona società come loro, non abituate a sollevare pesi. Vincenzo, il loro fratello maggiore, le aveva aiutate a salirle sul treno e a sistemarle sulla rete portabagagli. Qualcun altro ora le avrebbe aiutate a scenderle dalla carrozza. Ancora un paio di mesi prima il viaggio sarebbe stato molto più rapido e soprattutto più comodo. Le carrozze sarebbero state trainate da una locomotiva di ultima generazione, più veloce e meno chiassosa del residuato bellico con cui era stata sostituita. Il paese era in guerra e questo era risaputo. Che la guerra potesse sconvolgere il lento e sonnacchioso vivere di una cittadina nel profondo sud come Bagheria, questo no, non era stato preventivato. Ancora un paio di minuti e sarebbero stati in vista di Villa Aragona Cutò, ai cui danni la stazione era stata costruita sul finire del secolo precedente. Ancora pochi attimi e superata l'ultima curva, il capotreno si sarebbe messo a urlare «Bagheria! Stazione di Bagheria!» I signori passeggeri sono pregati di affrettarsi a scendere. Avrebbe avuto così inizio la loro breve vacanza presso la casa di zia Ninetta ad Bagheria. Baria, dal punico Baiaria, cioè terra che digrada verso il mare per alcuni. Dall'arabo Babel Gherib, la porta del vento, secondo altri. La Baria è un tempo terra prediletta dell'aristocrazia palermitana che tra il XVII e il XVIII secolo si era svenata per costruirvi le sue splendide residenze estive, sontuose come regge, sfarzose come dei palazzi reali. Un territorio un tempo prettamente agricolo, caratterizzato da bagli e masserie collegate tra di loro mediante trazzere, che in meno di un secolo aveva cambiato volto. I bagli si erano evoluti in maestose ville barocche e le assolate trazzere in splendidi viali alberati che ne attraversavano i lussureggianti parchi. Una Baria pronta ora però ad inglobare parti sempre più consistenti di quei parchi e di quelle stesse ville per soddisfare la crescente fame di aree abitative da parte dei suoi nuovi abitanti. Pronta a cedere il passo al progresso. Questo era appena accaduto alla residenza degli Aragona Cutò,
che stava lì a testimoniarlo, ma altri scempi stavano lì lì per avere luogo. L'indomani mattina di buon'ora, accompagnate in carrozza dal primogenito di casa, Asaro, Caterina e Maria si avviarono verso Villa Palagonia, lasciandosi alle spalle la borgata marinara di Aspra, dove zia Ninetta era solita villeggiare. Era una piacevolissima mattinata d'inizio estate. Il sole stava iniziando il suo lungo cammino quotidiano, senza una nuvola che ne contrastasse il percorso. Il mare, nelle sue varianti di verde, prima che questo sfociasse nell'azzurrino, precorritore di un blu cobalto, era solcato da decine di barche che tornavano a riva dopo una notte di pesca sotto costa. Diversamente da loro, invece, i contadini avevano appena iniziato la loro dura giornata di lavoro negli agrumeti della zona e in particolar modo nella tenuta di Villa Sant'Isidoro de Cordova, che fuggeva da Collante tra la cittadina di Bagheria e la sua costa. Giunti nei pressi del grande arco dei tre portoni, che delimitava quello che un tempo erano stati i limiti esterni di Villa Palagonia, Caterina chiese al cocchiere di fermarsi. «Non occorre che mi accompagnate fino al cancello d'ingresso», ribadì sicura, rivolgendosi al cugino. «Ho voglia di fare quattro passi. È una giornata splendida ed è un peccato sprecarla nel chiuso di una carrozza. Ci vediamo verso mezzogiorno davanti all'altro ingresso della villa». Superato il primo arco, Caterina si trovò così a passeggiare per un viottolo malmesso, pieno di buche che alle prime piogge d'autunno si sarebbe trasformato in un fiumiciattolo, impedendo ai passanti l'attraversamento. Immagine sbiadita dei tre eleganti viali alberati che sarebbero poi confluiti in un unico maestoso viale nei pressi dell'Arco del Padre Eterno. Anche l'ultimo tratto del viale d'accesso alla villa era ormai un lontano ricordo di quello voluto dal principe Francesco Ferdinando II, da tutti conosciuto come il negromante, per la sua passione sfrenata per l'esoterismo e l'alchimia. Erano scomparse le balaustre laterali che il principe aveva arricchito con una serie di statue che gli abitanti del posto avevano prontamente ribattezzato mostri. Un mondo fantastico, con regole e leggi proprie che sfuggiva al buonsenso dei più. Teste umane, posti su corpi di animali dalle forme più strane e meno probabili, soldati, animali fantastici, figure antropomorfe, gnomi, suonatori di strani strumenti, cavalieri, dame, eccetera, eccetera, eccetera. Come previsto, giunta nei pressi di Villa Cogliitore, Caterina riconobbe dalla livrea uno dei servitori di casa a Castrovecchio, che passo veloce stava percorrendo il viale in senso opposto. «Signorina! Signorina Caterina!» balbettò riconoscendo l'anziano servitore. «Donna Isabella era in ansia per voi e mi ha chiesto di venirvi incontro, per assicurarmi che non mi fosse successo niente di male». Allora, ci stiamo avviando verso la conclusione. Ora vi presentiamo una chicca, un'anteprima assoluta, quello di cui vi avevo anticipato una nostra farsa comica, una scenetta tra il nostro Tonino e la sua Concetta. Ecco a voi, Tonino e Tonnicetto du Principe. Ma cattare non tornerebbe! E meno male che te l'aveva detto dall'estero!
che i tonnelletti si cucinano su. Ah, senti sta ruzza. No, non c'è pressione tua, vedi. Ma è tanto profumata. Ascoltava i discorsi che si facevano in gente. Perché? Fici male? No, no, Tony, abbassicata all'est. Allora, che ci senti stare? Allora, mentre faceva viva, davanti a mia, c'erano due gentiluomini ben vestiti e profumati. Sta scurando, Tony. Certo, certo, concetto, mancassiamoci. Allora, come ti stava dicendo, c'erano gli stero palermità. A un certo punto, uno, o chi si? Rifisti testuale parole. E caro mio, il pesce puzza dalla testa. Tale asti lui pensavo. Si dà donato. Capisci? Ha cominciato a puzzare la testa. Hanno a essere dei veri intenditori. E così, quando tocco a mia, lavorai tonnarietti a uno a uno. A dire la verità, mi passero buone. Manco dubbio, un cattivo da accattare i tonnarietti che erano fresco principe. E a così, dato che due palermitani, invece di accattare i tonnarietti, si accattarono le cifette per scirpata, i tonnarietti non li accattavo manco io. Non è che ci poteva accattare i pesci che mi erano frischi, principe, eh? E a così, e te pensate, venire nozzutano, all'arco di circuitona. Io trovavo dei tonnarietti che erano tale e quale a quelli di Ruzzo Ciccio. E allora pensavo, chi di Ruzzo Ciccio non era buono, non è il buono manco Ciccio. E allora, non l'accattai manco io. Non è che ci poteva accattare i tonnarietti che erano frischio principe, eh? E allora, ebbe una pensata e mi venivo all'aspra, non stancato. E dopo suvavo dei tonnarietti che facevano un giavolo diverso di chi di Ruzzo Ciccio e Ruzzo Tano. E pensavo, se chi di Ruzzo Ciccio e Ruzzo Tano non erano buoni, e chi stai fanno un giavolo diverso? E allora chi stai su buoni? E a così accattavo. Disgraziato, merca. Non è che ci poteva accattare i pesci che erano un rischio, principe, eh? Non beccatevi! Chi c'è, Concia? Perché? Non becca! Sicura? Mi sta dicendo che ci accattassi tu nel tuo principe, non sciancati l'aspera. Ah, certo, Concia, ti taglio ritto fino ad ora. Così, Concia? Ah, così, Nico. Vai. E mi raccomando, perché
pesce tonno, un po' more da pesce spada. È male per mia, che la prima a seguire fu io. Nascevo a tempo di castagno, da un'idea di libertà che la portò a scappare con il primo arrivato. Uno, l'altro, niente ci faceva, basta che se ne nasceva da casa, perché suo padre la teneva segregata, fu muoio morio che facevano i cristiani, perché si disse che la vitte lo parlare con mascolo che non era lo paese. Solo che questo augurio che poi diventò mia pace, quando passato fu lo tempo la passione, s'avessero un peccato in semmola, l'allaibolo che ho avuto rinunci, che se mi metto buona, le voci le legnate che seravano, quando io era ancora rince sovoreggia, pare sì. Solo che mi faccio in testi sciarri. Non spesso ne riceva scioppiato, perché la follia, chi sto avete voi? Canta la rabbia, non lo capisci se t'ammazza. E mi immagini sta rabbia, una via senza fine. Un noce piccerito, come una fiera s'avventava contro alcun ne molestava, ma sama Dio, una bocca ne nisceva una parola che a Iddo non ci piaceva. Ne massacrava. Non ci abbassava. Per sua sfortuna però, io tra le carni non portava questo colore. Bionna di capire e l'occhi verdi come un mare, crescendo in già metessa, lasciavano pensieri. Ma la rabbia, la ragione non la capisce. Ci vossero anni, sciume di parole, prima che ci fossero legnate mute in talo cuore della notte e nate sane di cammarino oscuro senza l'anticchia d'acqua picca il mare luciato di rucore fino a quando stanca delle mie ragioni Ida s'arrise e aracia mi incominciò a scutare. Dice un proverbio antico: a squagliate l'acquazzina si vedono le morte e le ferite. È vero, perché quando io era già fuori da casa, avevo che l'alma e incominciò a tremare. Lei non è morta. E questo è il dato a suo favore. Con la ferita, però, dovrà conviverci per sempre. Io la tagliavo. E mentre scutava lo sociato chino di compassione, pensava che io l'avevo caputo, che sto scuro che all'improvviso intrappolava la mia testa, me l'aveva abbracciare come si abbraccia un picciriggio, ma piccicalla, come? Non ne si trovava sta ferita. Ecco.
quando di notte tutto s'acquetava, io mi sfugliava per cercarla, ma non trovandola, mi faceva meccanica. Figliuzzi belli, matri arrabbiati, pigliati in antichia rogghio e con l'acqua sbattugliati. Lenta la mano, carimina, tata zudra gira e rigira, culo sa tuca, nasciri lu cori, portati lunta l'occhi, nta vucca, nta lu petto, arasu arasu. Fino a sentire o calore sta carizza, carezza nell'anima, rilumancato amore. Figliuzzi belli, madre arrabbiati, pigliati in antichia rogghio e con l'acqua sbattugliati, carezzano all'aima, rilumancato amore, carezzano all'aima, rilumancato amore. Ce ne vostra chianata, ce ne vostra scennuta, ma ora che sogno grande di vita e forse anche di cuore, e se Dio a pensare che tu spuittonata, a credere che lo destino è ingiusto e la vita è fatta solo di dolore, lo scanto e la cestizza, mano manuzza li picchio, come faccio con me madre, che vecchia e stanca, aspetta di chiudersi l'occhio, come per grazia ricevuta. E tali anni, Nico, se cutare gli anni penso che sotto sto cielo, tutti, prima o poi, diventiamo piatosi. Tali ai miei figli, belli come tutti i figli del mondo, e penso che tutto chiedo che fu, e con me mio. E mentre aspetto sta facciuzza, cara può la panza di mia figlia fra conti che s'affaccia, penso alle parole della sua prima Signor.
Concludiamo con un omaggio, cioè tutta la serata è stato un omaggio alla donna, da ogni punto di vista. La parte finale, donne che hanno magistralmente esposto la sensibilità femminile, però come abbiamo detto, uomini e donne, in realtà siamo le due medaglie, cioè due facciate della stessa medaglia, non c'è nessuna differenza, siamo diversi ma uguali. Per cui ora c'è un uomo che fa parte della compagnia Nicasio Sampognaro che leggerà una poesia di Alda Merini dedicata alle donne. Questo per dire il cerchio si è chiuso. Questa è Caterina, dopodiché passeremo alle conclusioni. Ci sono donne e poi ci sono le donne donne e quelle non devi provare a capirle perché sarebbe una battaglia persa in partenza. Le devi prendere e basta. Devi prenderle e baciarle e non devi dar loro il tempo neanche di pensare. Devi spazzare via con un abbraccio che toglie il fiato quelle paure che sapranno raccontarti una volta sola, bada, una soltanto, a bassa, bassissima voce, perché si vergognano delle proprie debolezze e dopo averle raccontate si tormentano al pensiero che dopo aver scoperto il fianco, anche per un solo piccolissimo attimo, e mostrandosi umane e deboli e bisognose. Vedranno le tue spalle voltarsi e i tuoi passi allontanarsi. Perciò prendile e amale. Amale svestite perché a spogliarsi sono brave tutte. Amale indifese e senza trucco perché tu non sai quanto gli occhi di una donna possono trovare scudo dietro un velo di mascara. Amale addormentate, un po' ammaccate quando il sonno le stropiccia. Amale, sapendo che non ne hanno bisogno, sanno bastare a se stesse. Ma appunto per questo, sapranno amare te come nessun altro prima di loro. Bravissimo Nicasio, allora passiamo alla conclusione e poi presentiamo tutta il banco. Non vi trattengo oltre. Noi siamo le matte del villaggio, è una compagnia prevalentemente femminile, si è visto, no? Tutte queste donne in scena. E ci occupiamo di tematiche sociali, soprattutto quelle che riguardano le donne.
ci piace raccontare racconti di donne, dare voce a quelle donne che molto spesso la voce non ce l'hanno, non ce l'hanno perché hanno paura, perché là dove sono cresciute l'ambiente non glielo permette. E noi facciamo questo, diamo la nostra esperienza attraverso il racconto ukuntu, come diciamo noi, per aiutare altre donne a prendere coscienza di se stesse. Questo no, è quello che ci siamo prefissate. Non so se ci riusciamo. Grazie, grazie a tutti, grazie di cuore. Grazie Mariano Lanza. Ci faceva piacere che presentassi il gruppo. Sì, le matte del villaggio. Salite ragazze. Emanuele fa parte, anche Nicasio in realtà fa parte del gruppo, sono gli unici maschietti. Volete dire i vostri nomi? Anna Maria. Sharon. Nicasio. Valentina. Sofia. Anna Maria. Fabiana. Maria. Claudia. Emanuele. E ora la presentazione per quanto riguarda la musica e il canto. A me l'onore. Allora, grazie, grazie. Un plauso particolare, anche se è già stata presentata, a Sofia Passanante che ha cantato. Abbiamo avuto due ospiti di riguardo, ma soprattutto d'onore, nel senso che hanno onorato noi della loro partecipazione, che hanno impreziosito davvero questa serata. E per questo ringraziamo il tramite, è veramente una famiglia questa, ringraziamo Nicasio Sampognaro. Volevo con me un artista meraviglioso, il maestro Marco Leone. Maestro Marco Leone. Artista del coro del Teatro Massimo che si distingue, a parte che ho veramente apprezzato un timbro straordinario, ma il gusto è quello che credo vi sia arrivato fino in fondo. E volevo lui qua con noi, grazie, per presentare la meravigliosa Federica Neglia. Meravigliosa solista nella compagnia dell'operetta del Teatro al Massimo, ma soprattutto coppia totale. Infatti io in mezzo mi sento un po'. Aspetta, mettetevi accanto voi due, perché io in mezzo non ci sto bene in questa. Sono belli. Fate loro l'applauso che avreste voluto fare a scena aperta. È stato mortificato a beneficio dell'opera in quel momento, ma ora è tutto per loro, anche perché speriamo di averli con noi ancora presto e più volte, e soprattutto vi invitiamo a seguire la loro carriera di duo. Grazie Mariano, grazie. Grazie. Due parole. Qualche annetto fa i Beatles scrissero una canzone, With a Little Help from My Friends. Se io sono qua è perché ho avuto non un piccolo, un grandissimo aiuto dei miei amici. Dei miei amici che si trovano da questa parte, chi ha creduto in me, l'onorevole Italia Casa, l'amica Romina che mi hanno dato la possibilità di trovarmi qua, gli amici attori della compagnia dei Matte del Villaggio, i musicisti, che vedete riuscire. Il capo dopo, che senza il capo non c'è nessuno qua. Stavo dicendo che vedete che trovare tutte queste persone che condividono il tuo progetto e sono disposte a dedicare parti delle loro giornate, delle loro serate, a provare, per poi condensare tutto in un'ora e mezza,
Non è da poco. La riconoscenza mia verso di loro tutti è infinita, così come è infinita la mia riconoscenza senza di voi. Perché senza un pubblico, qualsiasi rappresentazione teatrale, qualsiasi libro, qualsiasi romanzo, qualsiasi cosa, non ha senso. Grazie a tutti voi, grazie ai miei amici. Alla prossima, speriamo di incontrarci presto, non lo so. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao e grazie ancora.